Si è chiuso nello splendido scenario dell'abbazia celestiniana il dodicesimo premio L'Aquila d'oro organizzato dalla Corfinium Mollus che per questo 2017 ha voluto dedicare la sua particolare attenzione al tema SOS Centro Italia. Al primo posto la tragedia di Rigopiano e gli eventi sismici nell'Appennino Centrale. A ricevere riconoscimenti, il capo stazione soccorso alpino Paolo Di Quinzio per la sezione Soccorso Umanitario con la seguente motivazione. Per il coraggio e La professionalità espressi nel primo soccorso a rigopiano, nonostante gli elevati rischi per la propria vita alla società e distribuzione SPA per la sezione impresa e sicurezza sociale con la seguente motivazione, per l'imponente impiego di risorse che hanno ripristinato il servizio elettrico durante una situazione meteorologica estrema come quella della nevicata del gennaio 2017, al sindaco di Norcia Nicola Le Manno per la sezione istituzioni pubbliche, per l'impegno umano e istituzionale a favore della propria comunità duramente colpita dal terremoto. Premio Aquila 2017 anche per il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Paolo Gentiloni, per la sezione istituzioni pubbliche, con la seguente motivazione per la sensibilità manifestata con concretazioni di solidarietà verso le popolazioni duramente colpite da catastrofe naturale dell'Italia centrale e per l'umanità che ha dimostrato in ogni suo atto istituzionale. Per la prima volta è stato consegnato anche il premio Italico al fondatore del festival Ritmi e Danze dal mondo, don Bruno Baratto, che non è potuto essere presente alla cerimonia, ma che è intervenuto con un messaggio video molto toccante. La commissione scientifica del premio presieduta da Fabrizio Politi ha inoltre conferito le seguenti menzioni speciali dedicate al territorio italico. Per la sezione solidarietà sociale a Massimiliano Giancaterino, già sindaco di Farindola, per essere stato esempio di coraggio altruismo nel superare il grave lutto che ha colpito la sua famiglia e l'intera comunità di Farindola, ma anche per aver saputo coniugare le potenzialità di un bellissimo territorio e l'esigenza dei superiori di Rigopiano, di superare l'angoscia e vivere un futuro sereno e dignitoso. Per la sezione bene comune al presidente Gaetano D'Amato dell'associazione Volontari delle Frazioni, con il merito di essere intervenuto nell'incendio della scorsa estate sul monte Morrone, con il proprio personale specializzato e infine allo scultore Marco di Iorio per la sezione Arte e Cultura, per il suo talento nel trasformare legno e pietra, ma anche per l'intelligenza e la maestria che rendono le sue opere di pregio.